Ciao a tutti! Oggi vi parlerò del making of del mio romanzo. In questi giorni vi ho chiesto di sbizzarrirvi con domande e curiosità sul mio libro, sulla trama, sulle dietro le quinte. Quindi inizierò con il rispondere ad alcuni dei vostri quesiti. Francesca chiede: quando è nato il libro e quando ti sei sentita ispirata per la prima volta? Ho sempre scritto sin da bambina, piccoli racconti confusionari, frammenti, mai terminati fondamentalmente. E qualche tempo fa ho deciso di accendere un vecchio computer che non era rimasto nel cassetto per parecchi anni e sul quale avevo scritto una storia d'amore complicata e leggermente autobiografica. Sognavo di scrivere qualcosa che mi travolgesse, che mi coinvolgesse anima e corpo, solo che ero troppo piccola per comprendere certi sentimenti. In quel momento ho avuto una prima ispirazione per la storia di Elisabeth e di Christian, i protagonisti del ragazzo degli occhi macchiati, e 8-9 mesi fa ho iniziato a scrivere e non ho smesso finché il romanzo non è stato terminato. Laura chiede: è stato facile scrivere, inventare luoghi, personaggi, storie, o hai avuto dubbi? Sicuramente ho cambiato idea varie volte sulle vicende, sulle dinamiche, sui legami emotivi tra i vari personaggi, quindi non solo tra i protagonisti, ma anche i personaggi secondari, che sono altrettanto importanti a mio parere. Però nella mia mente è sempre stato chiaro il messaggio che volevo trasmettere, cioè la forza con cui i sentimenti possono cambiare una persona in meglio o anche in peggio delle volte, nonostante sia difficile abbandonarsi completamente ad essi. Yuri scrive: quanto ti è cambiata scrivere questo romanzo? In realtà tantissimo. Ho imparato a mettere in dubbio me stessa, a conoscermi meglio e ho imparato a mettere in discussione tutto il mio vissuto, seppur breve, e le emozioni che non credevo nemmeno di conoscere fondamentalmente. Tutto ciò che avrete modo di leggere nel ragazzo dagli occhi macchiati è frutto di una nuova consapevolezza, è frutto di un lungo periodo di maturazione e di riflessione e di nuove conoscenze personali e molto intime. Con questo concludo la prima puntata del making of del ragazzo dagli occhi macchiati e vi do appuntamento per la prossima settimana per rispondere ad altre domande che faranno luce su alcuni misteri che legano i personaggi, senza ovviamente svelare troppo, dei loro legami emotivi e di ciò che condividono. Ricordate che è possibile sostenere la campagna di crowdfunding del mio libro, Il ragazzo dagli occhi macchiati, acquistandone una copia tramite il link in bio su Instagram o su Facebook, il link lasciato nei commenti, e aiutarmi così quindi a realizzare il mio sogno e a pubblicare effettivamente Il ragazzo dagli occhi macchiati tramite Book a Book.